Juventus a Fiorentina, ovvero la fiera degli errori. Gli attaccanti bianconeri fanno concorrenza ai giliati. I portieri stanno a guardare. Quando intervengono, come nel caso di Mattrel, perdono la palla. Gli attaccanti però sembrano decisi a non farli sfigurare. I tiri fuori bersaglio si susseguono. A Milano, intanto, Herrera pregusta la gioia di un primo posto in condominio. La difesa viola chiude a catenaccio la sua area. Dall'altra parte, quando Mattrel deve intervenire, inveisce contro i terzini che lo obbligano a lavorare. La folla juventina spera che nel secondo tempo le cose vadano meglio. Speranze al vento. Quando Sivori ha la palla buona, uno sgambetto al momento giusto lo mette fuori causa. Nemmeno i tiri piazzati servono a qualcosa. Non è con un attacco come questo che si vince lo scudetto. Ci provano tutti, attaccanti, mediani e terzini, ma la sagra degli errori continua. A pochi minuti dal termine, colpo di scena. Sivori recupera il pallone. Si gioca un paio di avversari. Imbecca Stacchini. L'ala si sbarazza di Gonfiantini e, grazie alla complicità di Cannella, invita Sacco all'azione. E Sacco spara in porta. Un tiro solo non basta per vincere.